L'ho parata, oddio. Dai, devi portarla tu. Devi portarla fuori tu. No. Testa giù, sei rimasto fuori così. Potevi tu e toglierla. Ci sono anch'io. Ci sono anch'io. Oh no, raga. Ok. Che non è una fantasia. Ma questo qua non è Max Pezzali. Gabibbo cover di Ci sono anch'io. Ah, io faccio schifo. Tranquillo, Tier, tranquillo. Non devi giustificarti perché anche Fabio fa schifo. Ok, siamo in tre a posto. No, siete in due, Tier. Hai sbagliato lo calcolo. No. Inizia la partita. Oh, guarda che tocco. Oh, guarda qua, guarda qua. Ma che bravo. Era voluto per l'assist, era voluto. Era voluto. Tu hai questa features che anche per i gol più di merda che esistono ti vanti a random. Tu mi odi, Bafio. Non è vero. Appena ricevo una critica dico sempre questa cosa con sto tono drammatico. Andre, mi dai un euro? Fra, non ce l'ho, usato l'ultima monetina ieri. Tu mi odi, Tier. Confermo. E poi si lamenta perché gli chiedo di ridarmi i soldi dopo 6 mesi. Ma che tocco. L'ho parata. No, no, Fabio, me l'hai parata tu tipo sì. Lukaku in finale di Europa League. No, Lukaku girando. Si è fatto autogol, è diverso. Ah no, aspetta, qual è la partita che ha parato un gol di Sanchez con la testa? Boh, in Champions, se non sbaglio, quest'anno. Ah sì, era in Champions che guarda qua, praticamente se entrava potevano ancora qualificarsi. Lol. Se fai la voce di YouTube, mi abbono. Cosa pensate che sia? Tipo il vostro schiavetto che devo mangiare il mio orgoglio pur di avere una sub. I like turtles. Fuck! Dani, fai la voce di Tier. Com'è la voce di Tier? Triste. Bravo, Dani! Oh! Ah, è finita così! Gioco con Tier e tryharda. Gioco con Creepy Stories e tryharda. Tutti tryhardano. Ascolta, io non sono nato per cazzeggiare. Sono nato per vincere. No! Le mie orecchie. Fra, fa ancora più ridere perché ci hai provato davvero, si vedeva. Ero anche convinto di farcela. E niente. Comunque ho visto che in genere... molto bene. Scusa, Fratv, perché la E c'è la W vicino. Bafio non è studiato, si vede. Ti meriti proprio di memare solo su T aspetto e stonks. Piuttosto non memo. Sembra una frase da tatuare, piuttosto non memo. Sul collo, sai, tipo. Vabbè, ma dai, ma perché l'hai alzata così? Ma che fai? Ma sei ubriaco? Non ancora. No, Dio, ok. Ma... però... non è colpa mia se Johnny Lawrence è il padre ideale. Johnny Lawrence è proprio una figura da proteggere e mistificare. No, l'ho fatta. Guarda che autogol! Meraviglioso! Ovviamente cercato e calcolato, lo sappiamo. Guardate qua come ha trovato lo spiraglio poi per capire che nel futuro uno l'avrebbe tirata in porta. Mi ricordo che tipo a novembre, quando c'erano Simo e Paolino, tipo avevamo visto una partita di Serie A, non mi ricordo di chi, e io tipo avevo iniziato a parlare solamente con accenti del sud mischiati tra di loro, e tipo a un certo punto c'è un fallo per il Milan e io urlo fortissimo, arbitro! E tipo... tipo penso di essermi pisciato dalle risate da solo. Io mi è uscito perfetto, ci sembrava veramente una persona del mio paese. Non ce la farete mai! Fra, mi hai proprio cringe-lollato. Dai, non sono neanche così male. È un po' troppo complicata per me. Sì! Madonna! Bravissimo! Gol di merda. I'm the best around, nobody is gonna ever think to attempt to let me down one day. Vabbè! Lo sai che io non mi è mai uscito il sangue dal naso nella vita, mai una volta? Serio? Mai! Io ho avuto il periodo subito dopo l'esame di maturità che ogni giorno sanguinavo una o due volte dal naso. Sono dovuto andare a farmi bruciare le estremità dei capillari così che non sanguinassi più. Madonna! Una volta siamo andati in quinta elementare a pulire la spiaggia, sì. E tipo una mia amica ha avuto un calo di pressione sole. Perché stavamo sotto al sole, sì. È stata la prima volta che ho visto qualcuno perdere un po' di sangue dal naso. Io tipo, wow, voglio provare anch'io. Hai presente quando hai il moccolino molto liquido? Sì, esatto. È esattamente quella la sensazione. Soltanto che a differenza del moccolino puoi mangiartelo il sangue. Ho sentito la tua voce e pensano tipo... interdetto, annichilito. Fatevi le ranked di piazzamento per ridere. Oddio. Ti va, Tier? Facciamolo. Cosa devo dirti? Perché? Ma perderemo tutte le partite.
vabbè. Va bene, facciamo solo questo. Bene, abbiamo iniziato subito fortissimo. Alla grande. Buono, buono, okay. buono. Ok. Sto schiantando contro una porta. Io più c'è qualcosa in palio e più faccio schifo, ovviamente. Ma fra, non siamo a Siena. Quale palio c'è? Non l'ho capito. esiste il palio... Sì, è un evento... Ah, sì, è vero, certo. Che cos'è? Poi io non ci sono mai stato a Siena. Neanch'io. Ma ci sei mai stato prima degli ultimi 3 anni? Una volta ci sono stato. E visto che ho fatto mettere a quelli di Arcadia che hanno fatto il posto, ho fatto mettere la frase era solo una prova. Era solo una prova, sì sì sì, ho visto. Ho stato una giornata per scegliere che frase metterci. Ci sta, io ci ho pensato tipo mezz'ora. Quali erano le opzioni? Una era, raga, devo andare un attimo in bagno. L'altra, allora, se vuoi una cosa più iconica, è una cosa che dico spesso ogni singolo giorno, almeno 3-4 volte, ma non posso mettere nel post. Ok. È a che fare con Kamar. Ah, la conosco quella frase, la sento sempre. La terza era, bambini, prendete la carta della mamma per fare la sub. Però quella è un po' illegale, quello è un po' un reato, quindi ho evitato. Vedo che sono stati riammessi in chat i seguenti termini. Figa, danni 95 ita... E quel sito famosissimo giallo e nero che non so se si può pronunciare. Ah, bmovie.com. È giallo e nero. Nero e giallo, che sballo, cazzo. Vabbè. E niente. No, 6 a 4, già la vedo. Io mi sta laggando. Porca troia. E niente, ragazzi, da 6 a 3 questa la perdiamo. Dani, posso farti vedere come si chiama il loro team? Suck. When he suck. When she gives you the nice suck. No. O ne facciamo Morca un altro o difendiamo come in Italia-Svezia. O come tutte le squadre allenate da Gattuso. No. Oh, traversa. Vai. No. Porca merda, no. Hai di tacco? Tino. No, ok, va bene, almeno lì distante. No. No. È sul palo, che cazzo. Ma ti alterzina tutto. Vai. E va. Oh, ci piace fare sti gol al 0-0. Comunque, già la seconda volta. Cazzo, è vero. Era per il pathos, Dani. Intanto c'è un elicottero che sta sorvolando la nostra abitazione. Figa, sta vibrando tutto quanto alla mia stanza. Ma spesso succede che tipo passano gli elicotteri o gli aerei. Perché noi abitando tipo a 2 metri dall'aeroporto, cioè si sente. O ce lo fanno. No, vai tranquillo, ci penso io. Ci penso io. Walking free. Visto? Bravo, Tiar. Grazie, Dani. Festival Bar, amore e odio. Amore perché era fico guardarlo con gli amici e la famiglia e tutto. Odio perché magari l'estate tu volevi vederti i cartoni animati dopo pranzo e invece partivano le prove del Festival Bar. Ti dirò, a parte che non mi ricordo sta cosa delle prove del Festival Bar, però non ho mai fatto grandi tragedie se non potevo guardare i cartoni. Ah, tra un po' arriva la stagione delle blatte morte in cantina. Sei pronto che non lo farà di tutta stazione? Dani, andiamo io e te scalzi e facciamo scrunch su tutte quante le blatte già morte. Facciamo una gara dove mastichiamo le blatte e vediamo chi riesce a fare più rumore. Ci sto? No, non ci sto, scherzavo. Potrei vomitare la cena e devo ancora cenare perché siamo attratti da ciò che ci... Merda, da ciò che ci repelle. Sì. Stavo per dire da ciò che ci repulge, mi sono fermato. Repulge. L'ho parata, Dani, devi portarla fuori tu. No! Testa in giù, sei rimasto fuori. Tu e toglierla. Scemo. E fate cadere sto pallone. Ma guarda, Tiar, okay. No, tu sei. Li volevo prendere per cacciarli via. Ho fatto tutto io in sta partita. Ah, Dani, a proposito di viaggi e cose varie, posso farti notare una cosa? Dica. Se il Covid non fosse mai esistito, noi saremmo in Giappone nel giro di un paio di settimane, lo sai, vero? Noi saremmo andati in Giappone tra tipo un mesetto, in questo volta. Periodo. Cioè tu mi stai dicendo che io in questo momento, se non ci fosse stato il Covid, mi starei prendendo qualcosa per gestire l'ansia di dover fare un volo di più di 10 ore? Sì. Oh, cavolo, quanto vorrei avere l'ansia di fare un volo di più di 10 ore adesso. Madonna. Io se vado in Giappone spenderò il 90% del mio budget per il cibo. In realtà poi dipende, cioè da che viaggio vuoi. È entrata. Quando c'è il Black Friday, cioè, e avere i prodotti per la casa. Il Black Friday ho preso dei gran fusti di Dixon per il bucato, spugnette, posate, detersivi per i piatti.
letti, tutte ste robe qua, il caffè prendo di tutto e di più. Cambiano gli interessi e le priorità soprattutto, cara. Le priorità, gli interessi, cioè fosse per me prenderei solo videogiochi a manetta, però purtroppo... Ma ti dirò. Dani! Peccato. Era troppo peccato, forte. No, infatti l'ho visto. Una volta ero uscito di casa per comprare un paio di scarpe e sono tornato a casa con una padella. Quando vedo le cose in saldo è tipo, oh sì! Vai, questo cesto per la biancheria costa 2 euro in meno, invece che 12 costa 10, yes!